Castellammare, perseguito e minaccia, l'ex stalker violento arrestato dai carabinieri. Petrosino fermati con 40 grammi di marijuana in auto, scatta l'arresto per due uomini. Mazzara no alla violenza sulle donne, esperti a confronto ieri in aula consiliare sul codice rosso. Mazzara, politica locale, salti in maggioranza, torna a farsi sentire l'ex sindaco Nicola Cristaldi. Mazzara, gettoni di presenza non dovuti, avviata la riscossione forzata nei confronti di 8 ex consiglieri. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. Un 34enne di Partinico è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Alcamo con le accuse di stalking e incendio. I particolari nel servizio. I carabinieri della compagnia di Alcamo e della stazione di Castellammare del Golfo ieri hanno arrestato un uomo accusato di stalking, incendio e diffamazione nei confronti dell'ex compagna residente a Castellammare del Golfo. L'incendio è stato appiccato lo scorso 16 novembre ad una Fiat Punto che si trovava parcheggiata. Le fiamme si sono poi propagate ad una abitazione vicina. I militari dell'arma hanno accertato sin da subito l'origine dolosa dell'incendio e che il probabile autore del gesto potesse essere un 34enne di Partinico che aveva avuto una relazione con la figlia del proprietario dell'autovettura incendiata. Le indagini, attraverso anche la visione delle immagini di videosorveglianza di alcune telecamere presenti nella zona, hanno individuato il presunto autore dell'incendio. Da alcune testimonianze inoltre è emerso il contesto di violenza e di intimidazione in cui la vittima era costretta a vivere da settimane. I carabinieri quindi hanno applicato il protocollo codice rosso nei confronti della vittima. I carabinieri della compagnia alcamese hanno informato tempestivamente l'autorità giudiziaria trapanese che, proprio nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha emesso l'ordinanza di custodia degli arresti domiciliari per l'uomo presso la sua abitazione di Partinico con l'applicazione del braccialetto elettronico. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Trapani ieri nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno tratto in arresto il 36enne Giuseppe Lombardo per il reato di evasione. Il trapanese, nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, non è stato trovato in casa al momento del controllo da parte dei militari dell'arma. Il 36enne si sarebbe allontanato per acquistare della droga. Lombardo infatti è stato rintracciato con una dose di cocaina per uso personale. Il giovane è stato arrestato e durante il rito per direttissima sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari. I carabinieri della compagnia di Marsala hanno arrestato due persone per droga. Sentiamo. Due arresti per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono stati eseguiti sabato scorso dai carabinieri della stazione di Petrosino. Si tratta del 30enne Salvatore Pellegrino e del 19enne Kevin Pipitone. I due giovani sono stati fermati dai carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio sulla strada provinciale che collega il litorale marsalese a quello petrosileno. I due arrestati erano a bordo di un fuoristrada bianco e procedevano in direzione della città di Marsala. Il 19enne, all'alto intimato dai militari, avrebbe gettato un sacchetto dal finestrino dell'auto. Il sacchetto, recuperato dai carabinieri, aveva all'interno 40 grammi di marijuana. Il successivo controllo sul mezzo ha permesso ai militari di recuperare 6 grammi di marijuana nascosti sotto la leva del freno a mano. I carabinieri quindi hanno esteso il controllo anche alle case dei due marsalesi. In uno stabile disabitato, nella disponibilità di Pellegrino a Petrosino, è stata scoperta una piantagione con 38 piante di marijuana sottoposte a sequestro assieme a due bilancini di precisione. Il GIP del Tribunale di Marsala ieri mattina, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, ha disposto solo per Pellegrino la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per Pipitone, invece, non è stata emessa alcuna misura e quindi è tornato in libertà.
Proseguiamo con la cronaca. I carabinieri della stazione di Campobello di Mazara hanno eseguito due misure cautelari emesse dal Tribunale di Marsala per stalking e maltrattamenti in famiglia. La misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è stata emessa a conclusione di un'attività di indagine svolta con il coordinamento della Procura lillibetana nei confronti di un 44enne castelvetranese, resosi responsabile di presunti atti persecutori nei confronti dell'ex convivente, una 39enne originaria di Castelvetrano. Sempre a Campobello, i carabinieri hanno eseguito la misura cautelare del divieto di dimora emesso dal Tribunale lillibetano su richiesta della Procura per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti di un giovane 19enne. Il ragazzo avanzava continue richieste di denaro alla madre e che avevano portato la donna a richiedere l'intervento dei militari dell'arma in varie circostanze. Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Castelvetrano, i particolari nel servizio. Due persone sono state arrestate nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano. I militari della stazione di Partanna, in particolare nella notte tra sabato e domenica scorsi, hanno arrestato un giovane già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo avrebbe prima aggredito l'ex ragazza per strada e poi l'avrebbe condotta contro la sua volontà in un'abitazione rurale. I carabinieri, intervenuti in seguito ad una segnalazione effettuata da un amico della ragazza, hanno arrestato il giovane che è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. La ragazza è stata accompagnata in ospedale per le necessarie cure. I carabinieri della compagnia di Castelvetrano hanno arrestato invece un giovane con le accuse di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Il giovane, per futili motivi, avrebbe aggredito i propri familiari. Le vittime, anche in altre circostanze, sarebbero state aggredite dal congiunto. L'arrestato, su disposizione della Procura di Marsala, è stato condotto presso il carcere Cerulli di Trapani in attesa dell'udienza di convalida. E i carabinieri della compagnia castelvetranese tra domenica e sabato hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Sono state identificate 125 persone a bordo di 102 mezzi. Sono state levate 6 contravvenzioni per varie violazioni al codice della strada e sono state sequestrate 3 autovetture. I militari hanno anche eseguito 5 perquisizioni tra personali e veicolari, nonché svariati controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza. Monitoraggio e tracciabilità dei percorsi di inclusione dei minori migranti non accompagnati accolti nel territorio. È questo l'obiettivo della cartella sociale a Raga che sarà presentata venerdì a Marsala nel complesso San Pietro. L'iniziativa rientra nel progetto SAMA, strategie di accompagnamento all'autonomia per minori accolti, che vede insieme soggetti pubblici e privati promuovendo azioni di comunicazione volte a valorizzare modelli sociali basati sulla condivisione, scambio e arricchimento reciproco. 4 alunni della classe prima del plesso Pappalardo di Castelvetrano hanno rappresentato nei giorni scorsi la scuola accanto ai volontari UNICEF per favorire la raccolta di farmaci e prodotti a uso pediatrico da donare a famiglie e bambini in difficoltà. La giornata si è svolta nell'ambito dell'iniziativa In farmacia per i bambini. Ed ora un'occhiata alla politica mazzarese con un intervento dell'ex sindaco di Mazara Nicola Crisaldi che punta l'attenzione su quanto scritto ieri da tp24.it. Sentiamo. Adesso gli incidenti sono più di uno, c'è qualcosa che non va. C'era un codice etico che è stato pubblicizzato, diffuso durante la campagna elettorale. E ci sono stati dei veti che sono stati posti nei confronti di alcuni che prima erano candidati e poi sono stati rimossi. Ci sono comportamenti in campagna elettorale che sono in netta contraddizione con quello che si sta verificando in questo momento intorno all'amministrazione comunale. È evidente che c'è qualcosa che non va. Per
Lasciamo stare tutte le vicende e le polemiche legate alla obbligatorietà di eliminare tutto ciò che abbiamo costruito con la nostra amministrazione. Questo fa parte della politica, della parte infinitesimale della politica. Però alla fine bisogna anche accettare che chi viene dopo decide di demolire quello che è stato fatto prima. È una scelta che poi in democrazia sarà in qualche maniera affrontata dalla gente e si prenderanno decisioni. Però c'è qualcosa che non va. L'ultima vicenda del consigliere Gaiazzo che leggo su TP24 pone degli interrogativi. Interrogativi legati a ciò che è stato detto in campagna elettorale e subito dopo la campagna elettorale. Io non ho mai visto nella storia politica di questa città in soli 6 mesi ottenere 2 risultati. Uno, cadere totalmente nella disaffezione della gente, e l'altro un precipitarsi verso la maggioranza al punto tale che solo 5 consiglieri comunali su 24 adesso sono facenti parte della opposizione. L'ufficio ambiente del comune di Mazara ha reso noto che domani non potrà essere effettuata la raccolta dell'umido organico nel territorio comunale per problemi legati al conferimento negli impianti di compostaggio. Pertanto da questa sera all'alba di domani potranno essere esposti solo i mastelli di colore grigio, in quanto domani sarà effettuata solo la raccolta del secco. La raccolta dell'umido organico riprenderà regolarmente venerdì 28 novembre. Nella giornata di domani uomini e mezzi dedicati alla raccolta dell'umido saranno utilizzati per altri servizi di igiene ambientale. Gli attivisti del MetUp di Mazara hanno reso noto che grazie alle restituzioni volontarie degli stipendi da parte dei parlamentari nazionali verranno destinati 3 milioni di euro per le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado di tutte le regioni italiane. Anche gli istituti scolastici del territorio mazzarese potranno beneficiare di questa iniziativa presentando progetti secondo il regolamento. Gli attivisti mazzaresi assieme ai consiglieri comunali Coronetta e Pipitone invitano l'amministrazione comunale e i dirigenti scolastici mazzaresi ad aderire all'iniziativa. Per accedere ai fondi le scuole interessate dovranno presentare idee e progetti che promuovano la sostenibilità e l'educazione ambientale. Il termine ultimo per presentare progetti è fissato al 15 gennaio del 2020. Dove ci fermiamo per un momento pubblicitario. Si sono conclusi ieri pomeriggio a Mazara gli eventi collegati con la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ieri mattina al Palazzo della Legalità in via Giotto, a cura delle associazioni La Mimosa Onlus e Demetra, si è tenuto il tavolo tematico dal tema Lui, l'altra faccia della medaglia. Nel pomeriggio poi 2 momenti, al Teatro Garibaldi un incontro promosso dalla FIDAPA e all'Aula Consigliare a cura della società Alma l'incontro sul tema il codice rosso, norme e buone prassi del sistema di tutela e protezione con il patrocinio del comune mazzarese. Dopo i saluti istituzionali hanno relazionato il criminologo Carlo Alberto Romano, lo psicoterapeuta Antonio Giorgi e il magistrato Enzo Agate. I lavori sono stati moderati dalla presidente della società cooperativa Alma, la psicologa Ivana Calamia. Sentiamo alcune interviste. L'evento di oggi, organizzato appunto per la giornata internazionale contro la violenza di genere, ha un carattere divulgativo, formativo e informativo per gli avvocati, per i giornalisti, per gli psicologi, ma sicuramente è un evento che vuole dare formazioni a tutta la cittadinanza rispetto a quelle che sono le norme e le buone prassi da avere per fare ognuno di noi la propria parte per il contrasto alla violenza
violenza di genere, perché siamo convinti che scardinare questo fenomeno della violenza di genere debba partire sì dai professionisti, dai servizi, ma anche tanto dalla cittadinanza, da una buona cittadinanza attiva che sia sempre pronta ad agire o a denunciare eventualmente, conoscendo i singoli nodi e punti della rete e rinforzando così quello che è il sistema di prevenzione primaria. La normativa è fondamentale conoscerla, è fondamentale cominciare subito ad attuarla e conoscerla appunto anche per il buon cittadino e non solo per il professionista, è un punto di forza che ci consente di evitare eventi drammatici. Quali sono gli aspetti più importanti del cosiddetto codice rosso? Guardi, il codice rosso è una normativa, la numero 69 del 2019, che va a riempire alcuni vuoti normativi che si erano presentati nella nostra struttura ordinamentale e che va a sottolineare alcune esigenze che riguardano le donne che hanno subito violenza. Ma io direi che vi è un aspetto ancora più retrostante rispetto alla nuova normativa che va sottolineato, e cioè il tema della violenza sulle donne è un tema strettamente legato alla cultura, è un tema di stretta pertinenza culturale. Finché non entriamo nell'ordine di idee di pensare che per risolvere il problema della violenza sulle donne bisogna affrontarlo come un problema culturale, noi avremo sempre degli interventi parcellizzati, settoriali e orientati verso un unico settore. Quindi ben vengano gli interventi normativi, ben vengano gli interventi preventivi, bisogna lavorare molto sulle scuole, bisogna lavorare su coloro, sugli autori di reato, sui maltrattanti, sui violenti, ma soprattutto dobbiamo disseminare un'idea che per frenare la violenza contro le donne dobbiamo fare uno scarto di tipo culturale. Il direttore generale dell'ASP di Trapani, Fabio Damiani, è intervenuto ieri mattina all'ospedale Belaiello di Mazara all'inaugurazione della mostra di pitture degli artisti ospiti dell'Oasi di Torretta, l'arte nella riabilitazione e l'arte come riabilitazione, un cuore per la cardiologia. Per l'amministrazione comunale erano presenti il vice sindaco Bilardello e il presidente del consiglio comunale Gancitano. Presenti all'incontro anche il vescovo Mogavero, la senatrice Paola Binetti e la dottoressa Magda Di Renzo. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, ha avviato la riscossione forzata nei confronti di 8 ex consiglieri comunali per il gettone di presenza. Il servizio. Il comune di Mazara del Vallo avvia la riscossione forzata nei confronti di 8 ex consiglieri comunali che negli anni hanno percepito gettoni di presenza non dovuti per le adunanze d'aula e per le sedute delle commissioni. Lo ha deciso nei giorni scorsi il sindaco Salvatore Quinci, che con una propria determina ha affidato l'incarico all'avvocato del comune Epifanio Giglio. L'ente deve recuperare poco più di 8.000 euro, nonostante i solleciti e gli atti di diffida già inviati agli 8 ex consiglieri comunali. Una vicenda, come si ricorderà, che affonda le radici negli anni passati, allorquando il Consiglio Comunale, in autotutela, ha rideterminato al ribasso l'importo del gettone, adeguandosi in ritardo a quanto disposto nel frattempo dalla normativa. Una rideterminazione che ha spinto il Comune ad avviare una procedura di recupero della somma percepita in più dai consiglieri comunali in carica dal 2009 al 2016. Procedimento per completare il quale mancano appunto poco più di 8.000 euro che ora il sindaco Quinci ha deciso di recuperare tramite riscossione forzata. Gli 8 consiglieri sono in debito verso il comune per importi che vanno da un minimo di 150 euro ad un massimo di 2.359 euro. I complementi di arredo del Cineteatro Olimpia a Campobello di Mazara di prossima apertura saranno acquistati dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione con le risorse stanziate dal Dipartimento regionale dei beni culturali, che ha concesso al comune campobellese un finanziamento di 164.000 euro. La regione ha infatti pubblicato l'elenco degli enti locali ammessi a finanziamento relativo al bando per la riqualificazione dei teatri siciliani, tra cui rientra il
comune di Campobello. Gli interventi già eseguiti nello specifico hanno invece riguardato la completa ristrutturazione del vecchio cinema, riadattandolo al fine di utilizzarlo come centro per convegni, meeting e attività culturali, oltre che per attività teatrali e cinematografiche. È stata istituita con un'apposita legge l'Enoteca regionale della Sicilia, con due sedi, una nella Sicilia occidentale presso il Castello dei Conti di Modica ad Alcamo e l'altra nella Sicilia orientale presso il comune di Castiglione di Sicilia. Il comune alcamese ha reso noto che sono stati riaperti i termini dell'avviso per partecipare all'atto costitutivo dell'Enoteca. Possono aderire tra gli altri le imprese di produzione, di bottigliamento dei vini e prodotti agroalimentari e le organizzazioni di produttori vitivinicoli ed ancora i consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, enti pubblici, organismi privati, tour operators, associazioni culturali e di promozione sociale. Le manifestazioni di interesse vanno presentate entro il prossimo 2 dicembre. E con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo che questa sera alle ore 21 potrete seguire una nuova puntata dello Sport in TV Extra. Alle 22.30 la telecronaca della partita Mazzara-Pro-Favara. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci. We'll be right back.